A Bibbiano, frazione del comune di Capolone, è tornata ancora una volta la battitura del grano in una calda domenica di luglio grazie all'impegno della venerabile compagnia di Santa Maria in Bibbiano. Rivivono le tradizioni delle campagne retine, ieri come allora un momento soprattutto di condivisione e di sana compagnia in un ponte generazionale che coinvolge per fortuna anche i giovani. Buonasera a tutti i telespettatori di Arezzo TV che ci stanno guardando e che ci guarderanno, penso anche in futuro, perché il futuro lo ho alle mie spalle. Siccome questa è una manifestazione della battitura che viene ricordata nel tempo e ormai ha i suoi anni, ci vogliono i giovani come loro per poter fare poi il proseguo della tradizione, altrimenti viene persa. E qui a Bibbiano stiamo lavorando in questo senso. Come vedete ho tutti i ragazzi intorno, questo è il più ragazzo di tutti, e sono loro il futuro di questa battitura. E il nonno è lui, eh! Senza lui non sei in bocca. Se porti qualche amica, può darsi che tocchi a qualcun'altra, ora tocca a te. Prego, che ci dici della battitura? Niente, da qualche anno che la faccio, mi diverte, quindi continuo a venire. Ti va bene, visto? Abbiamo anche il gentil sesso che lavora. Hai visto? L'hai ripresa come butta sulle manne, sì? Ora ce la rimandiamo che sennò si fredda e quindi bisogna farla lavorare, ok? Bene, io penso che sia una bella tradizione, stasera tutti a cena a piazza, logicamente a cantare con me, che sono il meglio della piazza, e modestamente. La 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 la, chiamano i vigili, la 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 la, e se ne manda via la fatta in modo osteria. E se ci manda via la battiamo l'osteria. Pensa un po' quando sono sobri fanno così, pensa quando sono ambevuto.